Parliamo di grandezze periodiche, cioè di grandezze che presentano un andamento nel tempo di tipo particolare. Descriviamole utilizzando un grafico. Disegno degli assi cartesiani. Sulle ascisse disegno il tempo, sulle ordinate una generica grandezza g di t. Supponiamo che la nostra grandezza abbia un andamento di questo tipo. Supponiamo che le tre forme che ho disegnato siano tra loro uguali, cosa che ovviamente non è, ma facciamo questa ipotesi. La caratteristica fondamentale di una grandezza periodica è che lei ripete il suo andamento dopo un intervallo di tempo fisso e prestabilito. Quindi supponiamo di indicare con T1 questo primo istante di tempo di riferimento nel nostro grafico, sia T2 quest'altro, e da T2 in poi, vedete, la grandezza si ripete uguale alla precedente e termina nuovamente la sua forma in T3, poi ancora in T4 e così via. Possiamo immaginare che continui nel tempo. La durata dell'intervallo durante il quale la grandezza compie il suo ciclo, quello che si chiama il suo ciclo, cioè il suo andamento completo, viene indicato di solito con una lettera T maiuscolo, alla quale gli si dà il nome di periodo della grandezza periodica. Essendo un intervallo di tempo, il periodo è ovviamente misurato in secondi. Questo, per quanto abbiamo detto, è uguale per tutti i cicli della grandezza periodica. Un'altra caratteristica fondamentale delle grandezze periodiche indica quanti cicli, cioè quanti periodi, sono contenuti in un secondo. Questa grandezza che indichiamo con la lettera F e che è calcolata come un secondo diviso la durata del periodo, prende il nome di frequenza. E ha un'unità di misura che è l'inverso del secondo e al quale viene dato il nome di Hertz. Questo è il simbolo e questo è il nome della grandezza. Altre caratteristiche della grandezza periodica riguardano a questo punto i valori che assume nel periodo, quindi la grandezza assumerà, oscillerà, diciamo, tra un valore minimo, che chiamiamo G minimo, e un valore massimo, che chiamiamo G massimo. Questi ovviamente sono uguali in ogni periodo e si ripetono, per tutti i periodi, quindi la grandezza, appunto, oscilla. Assume valori compresi tra il minimo e il massimo. A questo punto possiamo definire un'escursione della grandezza minima, della grandezza periodica, che è appunto l'escursione compresa tra il valore massimo e il valore minimo. A questo valore, a questo intervallo di valori, viene dato il nome di ampiezza picco picco, qua la possiamo indicare continuando a usare la lettera G per indicare la grandezza, alla quale aggiungiamo il pedice PP per indicare picco picco, e questa sarà data ovviamente dalla differenza tra il valore massimo e il valore minimo assunto dalla grandezza nel periodo. Questi due valori che qua noi abbiamo,
Nell'esempio fatto risultano entrambi positivi, ovviamente possono essere sia entrambi positivi come nell'esempio, oppure uno positivo, uno negativo, entrambi negativi e così via, a seconda del grafico della grandezza periodica stessa. Della grandezza periodica possono ancora essere definite delle altre caratteristiche. Una tra queste è il valore medio che assume in un periodo. Valori medi in matematica possono essere diversi. Per quanto riguarda le grandezze periodiche, viene definito un valore medio utilizzando un concetto di integrale, che in pratica non è altro che un calcolo dell'area sottesa da un periodo della grandezza. Quindi, diciamo, quello che noi andremo a calcolare per definire il valore medio è l'area sottesa dalla grandezza che forma con l'asse delle ascisse, area che può essere, come in questo caso, positiva, oppure, se la grandezza assumesse valori sia positivi che negativi, anche l'area avrebbe valori positivi nella parte superiore del grafico e negativi nella parte inferiore. Il valore medio della grandezza viene matematicamente definito in questo modo: è l'integrale calcolato su tutto il periodo t della grandezza g di t integrata rispetto alla variabile t diviso per la durata del periodo stesso. Questa formula matematica, che appunto stabilisce il valore medio in un periodo, dicevo, questa formula con l'integrale ha validità generale, vale per qualunque forma, e la difficoltà risulta eventualmente nel calcolo dell'integrale se la forma è complessa. Si riduce a calcoli molto più semplici se la forma della grandezza periodica è di tipo elementare, ad esempio triangoli, rettangoli, comunque forme per le quali è facile calcolare l'area. A quel punto, una volta calcolata l'area sottesa dalla curva, basta dividere quell'area per la durata del periodo per ottenere il valore medio nel periodo. Altri valori di interesse per una grandezza periodica sono anche il valore quadratico medio in un periodo, che è un'altra definizione matematica, che prende il nome di valore efficace della grandezza periodica. In questo caso la definizione matematicamente è questa, è simile alla precedente, nel senso che abbiamo un integrale esteso al periodo, ma in questo caso del quadrato della grandezza, sempre mediato su un periodo, e poi ne viene calcolata la radice quadrata. Questo è quello che prende il nome di valore efficace della grandezza periodica nel periodo. Spesso, soprattutto in testi o in lingua inglese, questo viene indicato anche come RMS, cioè il valore quadratico medio, l'abbreviazione in lingua inglese. E quindi questa è la definizione di valore efficace della grandezza periodica.